15 febbraio 1977. L'opinione pubblica mi vuole morto, io voglio vivere. Dicendo queste parole, Renato Vallanzasca, il bandito numero uno, è stato preso questa mattina dai carabinieri in un rifugio a Roma, a Via Venusio. Aveva accanto a sé, oltre ad un mitra e a due pistole, quattro bombe a mano. Il primo arresto risale al 1972. La sua carriera di bandito riempie le cronache degli anni 70. Il bel René, come viene soprannominato dalla stampa, è un personaggio leggendario, un eroe negativo, autore di atroci delitti e clamorose evasioni. La ragazza chi è? La ragazza che stava con te? Era una ragazza. Senti, è vero che la mala milanese ti ha mollato completamente? Lo vedremo in seguito. A suo carico sono passati in giudizio quattro ergastoli, ai quali vanno aggiunti altri 260 anni di carcere per 7 omicidi, 3 sequestri e almeno 70 rapine. Il 20 settembre 2007 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano respinge la domanda di grazia presentata dallo stesso Vallanzasca.